Amici di Scratch, insomma, siamo on the road, siamo nelle vie di Schiavonia d'Este per commentare tre gare supreme, le esordienti, allieve e donne open con qualche junior. Insomma, insieme a Lenia, ma perché tu prima e io secondo? Perché io sono sempre prima, Nicola, mi dispiace, ma è così. Ha ragione la gente quando dice che ti odio, è così, è proprio, lei è spocchiosa, anche on the road. On the road che mi viene in mente una canzone degli anni 70. Beh, insomma, Schiavonia d'Este, io dicevo, un piccolo centro, soltanto queste magie riesce a fare il ciclismo, un piccolo centro di 600-700 anime che diventa illuminato come un faro il centro del mondo del ciclismo femminile. Assolutamente, più di 600 atlete, quindi più atlete di popolazione di Schiavonia d'Este, un percorso molto veloce però anche molto tecnico, e andremo a vedere anche delle belle sorprese in tutti gli ordini d'arrivo, sia nelle categorie giovanili che in quelle maggiori, vale a dire le elite, le under 23, le junior. Io manderei il primo contributo con le esordienti di prima mattina, già tutti quanti là, tantissime atlete, circa 150 al via, quindi una bella clip e poi da nuovo in studio, anzi in studio, in questo bel on the road, e poi dopo anche tanti altri servizi, qui da Scratch on the road. Via la clip. Immagini che ci giungono da Schiavonia d'Este, gara ciclistica nazionale, nono Memorial Diego e Stefano Trovò. Siamo nel giorno di Pasquetta, 135 le atlete al via per quanto concerne la categoria esordienti, ma nel computo totale delle atlete circa 600, pensate, atlete che si vedranno dare battaglia, e una Schiavonia d'Este che accoglie esattamente molto di più della propria popolazione residente. 9 km e 100 a giro, intanto sono partite le donne esordienti. Per quanto riguarda questa categoria saranno 4 i giri, ricordiamo, certo è che non ci sono asperità, non ci sono salite, ma la strada molto stretta chiaramente metterà in condizioni di grande attenzione tutte le partecipanti. A questo punto poche scaramucce in questa gara, si tengono molto controllate le donne esordienti, qualche tentativo di caccia, però nulla a che vedere con una gara, diciamo, dove ci possono essere qualche asperità che può permettere, diciamo così, una fuga di giornata. Tutto quanto il gruppo è quasi sempre molto abbottonato, bene lì davanti se la stanno giocando le solite squadre migliori, ma a questo punto anche le migliori ragazze del computo della categoria esordiente. Bene la Fantini, Basilico, Losa, In, Rey e Silvia, tante squadre, la Giorgione Aliseo, la Real Tour Factory, la Vo2 Team Pink, la Cesaro Maderno, delle tantissime, la Valvasia, poi abbiamo la Team Pink, la Fiorin Cycling, la Liseo Group, Giorgione, Valcar, insomma un saluto anche a Mario Mariotto che è spettatore interessato. Intanto accogliamo la prima volata di giornata a ranghi compatti, le vediamo tutte lì davanti, alcune del Giorgione, abbiamo visto anche Cicli Fiorin davanti, e della Bonazzoli Greta del Vo2 Team Pink che si impone su Fiorin, Savio, Locatelli, Radaelli, Fagan, Baruzzi, Fantini, Basilico e Hossain. Una bella volata, dedica alle tue compagne, insomma c'è tanto gruppo anche nel successo di oggi. Sì, è stata una gara dura e sicuramente devo ringraziare tutte le mie compagne di squadra che mi hanno sempre aiutato e mi sono sempre state vicino. Appuntamento importante quello per voi a Schiavonia d'Este, è la tua prima volta qui? Sì, l'anno scorso ho corso con i maschi, quindi questa non l'ho fatta. Un percorso veloce anche però molto difficile, no? Pieno di curve. Sì, poi per me che sono una scalatrice è stato duro perché questo era tutto piatto e non mi sarei mai aspettata che uscisse la vittoria, però è arrivata. Ben rientrati in questo studio che è on the road. Allora, Lenia, c'è un nuovo modo di mangiare il gelato e spiego perché. Siamo stati a Borgoricco in provincia di Padova con dei bei campioncini che tu hai intervistato. Non vogliamo dire che sia il gelato per diabetici, mi piacerebbe veramente aprire una parentesi.
il diabetico non è una malattia, ma è una condizione, quindi smettiamo di pensare che il diabetico sia malato. No, se il diabetico si cura, mangia sano, è un po' come mettere la benzina in un motore a benzina, se gli metti del gasolio va male. Quindi, detto questo, non vogliamo mica fare i medici e neanche i nutrizionisti, però questo gelato veramente ha delle peculiarità incredibili e sentiamo tra poco il servizio, tu ne sai qualcosa. Esatto, è stato un po' ideato da Ivan Terin assieme appunto ai consigli di Andrea Peron, uno dei tra l'altro professionisti che porta avanti questo messaggio, ovvero che l'atleta diabetico può fare sport ad altissimo livello. Hanno presentato questo gelato, noi c'eravamo, c'era anche Marco Benfatto, quindi abbiamo fatto anche una chiacchierata al di là appunto della presentazione di questo evento. E c'era un detto che pilu pi tutti, invece più gelato e più dolcezza pi tutti. Parliamo di gelati, e gelati, uno viene in mente i gelati di 50 anni fa che sembravano più assaporiti, insomma qua usi un gelato particolare senza grassi animali, senza zuccheri, insomma un sapore antico, leggero, che accontenta un po' tutti i palati senza rinunciare al gusto, addirittura ai vegani. Certo, innanzitutto io da sempre faccio un gelato naturale, da quando ho questa mia attività. È un gelato che è nato prevalentemente per i bambini, poi chiaramente ho iniziato ad avere molti atleti che girano nella mia gelateria, amici, sono diventati amici, anche perché hanno trovato nel mio prodotto un prodotto sano, naturale, senza lattosio, senza zucchero, di conseguenza per i loro allenamenti è stata una manna dal cielo. Proteico, e come si fa a non rinunciare al gusto? Perché la gente pensa, ma allora non è più il gelato con gli zuccheri, non è vero niente. No, in effetti è stato tolto il saccarosio, non sono stati tolti tutti gli zuccheri, è stato inserito un dolcificante naturale, la stevia, che dà al gelato una cremosità molto importante, a zero calorie, di conseguenza il gelato continua ad essere cremoso, buono, saporito e il palato chiaramente ne gode a sufficienza. Andrea, ti abbiamo voluto tante volte a Scratch, non sono mai riuscita a portarti in trasmissione, ti abbiamo trovato qua per questa inaugurazione. Insomma, tu conosci già Gelatop, immagino, e mi ha detto Ivan tra l'altro che questi gelati senza zuccheri vengono anche un po' dalla tua indicazione e porti però un messaggio, vogliamo dirlo? Insomma, sei uno dei ciclisti professionisti che porta avanti anche un messaggio che va al di là del praticare sport. Sì, con noi siamo tutti atleti diabetici, quindi il nostro messaggio di incoraggiamento, di non scoraggiarsi a tutti, perché c'è molta ignoranza rispetto, ma molti dicono non puoi fare sport, non puoi fare, invece noi cerchiamo di dare un messaggio di non perdere la speranza e questo di comunque non vedere il diabete come una scusa per non riuscire a fare qualcosa, ma che si può fare quello che si vuole. Insomma. Marco, noi ti volevamo a Scratch già 15 giorni fa, un mese fa, insomma, quando è uscita questa notizia che la tua squadra, l'Androni, resterà fuori dal Giro d'Italia, nonostante state dimostrando veramente di essere una delle formazioni che stanno andando più forte di quelle escluse. Sì, alla fine diciamo che questa esclusione ci ha dato una cattiveria agonistica, come dice Gianni Savio, in più per dimostrare che insomma valiamo come squadra e quindi sicuramente non siamo d'accordo con la decisione di Vegni di lasciarci fuori dal giro, però nel senso la stagione va avanti e noi ogni gara cerchiamo di onorarla e di fare il nostro massimo. Chiara, fresco titolo italiano di karate, tu sei una karateka, si dice così, giusto? Esattamente, proprio così. La settimana scorsa, in realtà domenica scorsa, non è neanche passata una settimana, ho conquistato il titolo italiano assoluto di karate a Ostia, in provincia di Roma. Finalmente, oserei anche dire, perché da un po' di anni che lo rincorro e ho scalato il podio un po' alla volta, ho fatto il primo anno il quinto posto, poi il bronzo, l'anno scorso l'argento e quest'anno finalmente il titolo italiano. A tutti gli amici di Gelatop, mercoledì alle ore 20. Ti piace?
Bene Nicola, dopo questo buon gelato, vabbè ti ho fatto svegliare un attimo, ti eri appisolato. Dopo questa presentazione di questo nuovo gelato, torniamo per indietro nel tempo, ma neanche tanto, perché la settimana scorsa ho scovato un ciclocross che si sta correndo in questo periodo. In Svizzera, centro città a Zurigo, grazie alle immagini di Christian Roscia, abbiamo visto che c'è la possibilità di fare grande spettacolo del cross anche in primavera estate. Beh, là sono dei fenomeni, noi italiani dobbiamo imparare e non essere più invidiosi. Guarda, una considerazione, oggi qua abbiamo portato delle donne a Schiavonia d'Este, un piccolo centro, è vero, tante persone, i bar, quelli che sono qua nella zona, hanno venduto tutto. E allora non è dare e contribuire anche ad alzare un po' il livello del PIL italiano? Perché non la smettiamo di essere invidiosi? E quando queste cose funzionano bisogna veramente perseverare, perché oltre ad essere la salvezza non soltanto di una parte del ciclismo, ma è la salvezza proprio di un indotto, e quindi noi dobbiamo insistere e speriamo che alcuni organizzatori in Italia possano raccogliere proprio da questo piccolo, questa piccola clip, per vedere esattamente cosa si può fare nei centri urbani. Esattamente, Urban Cross da Zurigo, e guardate come con un furgone, un po' di sabbia, una piscinetta all'interno della città di Zurigo hanno creato un evento spettacolare. Grazie a Christian Roscia, via la clip. Con le immagini da Zurigo per l'Urban Cyclocross in centro città Zurigo, organizzazione a cura dell'EKZ, vale a dire il circuito più importante internazionale in Svizzera, Marcel Widaber, vincitore di questa edizione, un cross un po' diverso nel centro città, e ringraziamo Christian Roscia per queste immagini spettacolari, sabbia, cadute, ma anche le piscine artificiali, il centro cittadino e tutti i protagonisti veramente entusiasti, addirittura l'entrata e l'uscita da un furgone con una formula molto simile a quella dell'Eliminator, vale a dire prime prove di qualificazione, poi semifinali, finali e appunto i vincitori. Per quanto riguarda gli uomini, Marcel Windaber, in seconda posizione Simon Zanner e in terza Nicola Rohrbach. Un evento in centro città, adrenalinico, un vero divertimento, queste le parole di Windaber, molto divertente secondo Rohrbach, uno stadio del cross dentro la città per Simon Zanner. Zanner, anche tutti gli amatori che hanno partecipato a questa manifestazione. Qui vediamo Jasmine Eckermann, la campionessa svizzera rientrata dopo due bambini, quindi veramente una atleta che è stata uno dei simboli del cross elvetico e non solo, vincitrice di questa edizione. Anche lei ha detto molto tecnico, molto divertente, ma tecnico per essere in centro città, quindi spero che insomma ci siano sempre più gare di questo tipo, perché sono veramente altamente spettacolari. Dicevamo, tra le donne ha vinto appunto Jasmine Eckermann su Nadia Hegel e il terzo posto della francese Lucie Chanel. C'è anche l'acqua, anche la piscina, scalinate, discese, tutte comunque in sicurezza, quindi auspichiamo anche in Italia un evento di questo tipo. È importante veramente promuovere il ciclocross tutto l'anno. Grazie Christian Roscia per queste bellissime immagini da Zurigo. Buju è un nuovo marchio che rappresenta un nuovo modo di fare abbigliamento e di vestire. Tutti i capi e gli accessori sono realizzati interamente a mano e in Italia, dal disegno al capo finito. Capi casual chic, unici cool e comodi fashion. Scegli la qualità, vesti Buju. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Thank you.
nasce Bike & Joy, il circuito che unisce sport e divertimento. Il nuovo circuito, dedicato agli amanti del mountain bike, si caratterizza per numerose novità che lo rendono unico nel suo genere. In ognuna delle 5 tappe previste si svolgeranno 2 diverse tipologie di gara. Il sabato verranno organizzate competizioni con formule innovative molto veloci, gare a staffetta, gare a coppie per team, eliminator, cronometro su sabbia in pineta permetteranno a tutti di scaldare i motori in vista della gara della domenica. Allo stesso tempo creeranno la giusta atmosfera all'interno del villaggio Expo e coinvolgeranno anche il pubblico, tifosi, amici che potranno assistere all'intera gara. La domenica sarà la volta del cross country ricavato su splendidi percorsi. Bike & Joy prenderà il via il 29-30 aprile a Cervia con la staffetta 2x10 km in programma il sabato e la 3 ore Mare Pineta MTB della domenica. Le altre tappe saranno a Punta Ala il 20 e 21 maggio, a Galzignano il 17 e 18 giugno, alle pendici dell'Etna i giorni 1-2 luglio e infine a St. Moritz in Svizzera il 22 e 23 luglio. Tutti i partecipanti alle gare del sabato avranno diritto a partire in prima griglia nella domenica. Le competizioni del sabato saranno adatte a tutti i biker e gestite in assoluta sicurezza grazie alla partnership con JSH Hotel Collection, che permetterà di disegnare i percorsi gara all'interno delle splendide strutture. Il villaggio ospitalità, predisposto all'interno delle magnifiche strutture JSH Hotel Collection e in prossimità della zona gara del sabato, permetterà anche agli accompagnatori e ai familiari di vivere in prima persona l'evento. Bike & Joy, scopri con noi un nuovo modo di fare sport in un ambiente a 5 stelle. Bellissima questa clip, ti faccio i complimenti Ilenia, perché sono chicche importanti e speriamo che qualcuno si senta in qualche maniera così, insomma, ispirato. Adesso manderei subito la gara delle allieve, questo piccolo centro domani indiscutibilmente. Qualche quotidiano e anche sportivo non potrà fare a meno che scrivere 2 righe. La forza di avere 3 eventi in una stessa giornata porta anche l'attenzione mediatica a concentrarsi sull'intera giornata, quindi assolutamente sì. Formula azzeccata quella della Federazione Ciclistica Italiana, 600 atlete, 200 allieve, quindi assolutamente via questa bellissima gara che ci riserverà veramente delle belle sorprese. Partiamo adesso con la categoria allievi, intanto un saluto a Sara Saretta Meneghetti, che è al primo giorno di lavoro insieme sotto la regia di Alex e Ampelio Albertin, che curano
la direzione di gara. Tutto è pronto per il via a queste 139 atlete, abbiamo detto numeri da paura, categoria allieve. Qua cominciamo veramente ad assaporare quello che è la kermesse di Schiavonia, una kermesse che tutti vogliono vincere, perché come mai lo sapranno forse i numeri. Numeri da paura, quindi vuol dire che la popolazione in rosa accoglie con benevolenza e con piacere la chiamata degli organizzatori per quanto riguarda questo nono Memorial Diego e Stefano Trovò. Anche qua una giornata splendida, la si vince anche da un cielo terzo e da una limpidezza veramente rara, non soltanto in questa stagione ma proprio rara in tutte le stagioni. Una giornata veramente bella e da gustarsela sia per quanto riguarda le atlete che qui gareggiano e anche per gli astanti, per gli appassionati e anche per gli operatori come noi che lavoravamo in un clima veramente molto molto bello, un clima molto sereno, e quindi ci accompagnano bene queste immagini e accompagnano bene anche da parte vostra la bellezza di questa parte del Veneto. Schiavonia d'Este, vicino ad Este, una storia veramente importante e millenaria. Intanto la prima, non fuga di giornate, le prime trenate, vediamo la numero 98, come si dà da fare, è sempre stata molto all'aria, si tratta della di Eremita Noemi, quindi lei è del team Federico Blu. E vediamo che tira da moltissimi chilometri, cercano di non far andare via la fuga di giornata, cercano di tenere abbottonato chiaramente tutto il plotone, e come oramai è quasi regola di tutti questi anni, l'arrivo è quasi sempre in volata e a ranghi compatti. Ancora abbiamo visto la vittoria a Berta, la Capasso Alice lì davanti del Veloce Club Città di Marostica, veramente un lavoro enorme sta facendo Grego con questo team, veramente con ragazze e non soltanto, anche le ragazze le abbiamo visto quest'anno al ciclocross sempre tra i top 10 di tutte le classifiche. Bravo a Grego, ricordiamo, ex campione del mondo di ciclocross e quindi una garanzia come DS. Ancora una bella manovra di Nauta Caterina della Cicli Fiorin, anche questa non si sta oramai consacrata al gota delle società, sempre in testa, sempre una società molto attenta alla cura, paziente alla cura dei particolari anche per quanto riguarda le tecniche, le tattiche delle proprie atlete. Ma qua cosa vogliamo dire? Qua siamo veramente nel gota del ciclismo femminile, bene hanno fatto gli amici e organizzatori a portare a termine questa gara, perché è una gara da veramente da fiore all'occhiello. Una piccola caduta dove vedono protagoniste 4-5 atlete, nulla di grave, qualche bottarello, ma questo che succede nel ciclismo, il ciclismo è la metafora più importante della vita, si casca, ci si alza, ci si incazza un po', però poi vedete, si va avanti lo stesso. Un plauso a queste ragazze, abbiamo visto una ragazza che era un po' più contrariata delle altre, vogliamo citarla, si tratta proprio della Borghesi Roberta del team femminile trentino. Ma tutto riprosegue, vediamo queste belle immagini che ci donano un cielo terzo con qualche nuvola che fa veramente coreografia a queste immagini preziose, immagini veramente importanti che ci arrivano da Schiavonia d'Este, con chiaramente la regia della società che sta organizzando, che è la Ivo Masola e Gabriele Sella. Gabriele Sella, lo ricordiamo, ex grande ex della pista, quindi anche dall'89 al 2000-2001, se non sbaglio, era addirittura dentro la federazione come referente, come diciamo così, all'interno per quanto riguardava le piste d'Italia. Abbiamo visto anche Gino Micheletto e l'organizzatore Albertin. Altro giro, qua manca soltanto un giro, vediamo, tutto il gruppo è stracompatto, quindi anche qua sicuramente ci sarà un arrivo a ranghi compatti con una volata da paura. Certo, la strada è stretta e la paura è sempre dietro l'angolo, ma questa la dice lunga sulla bravura e soprattutto sulla capacità di stare sulle due ruote a questa età, e quindi ranghi compatti anche qua, una volata che parte da lontano ed è proprio lei, Beatrice Pozzobon, che finalmente vince del team Ludi Zuliani, e così Berta Vittoria del Veloce Club Città di Marostica al secondo posto, poi via via Zanotto Zantone, Girardi, Ruggeri, Soave, Cremasco, Oro Angela e Chiatto Maria.
Pia, bellissima questa vittoria e soprattutto se lo merita questa ragazza che andiamo a raccogliere subito con le interviste dal vivo, tanta emozione per lei ma anche per tutto il folto pubblico che l'ha seguita. Intanto vediamo Trovò e Nicola, il nipote di questo grande uomo, via con le interviste alla vincitrice e alle protagoniste. Questo secondo premio ad un'altra vado, calmati un attimo. Scratch porta bene, settimana scorsa ho detto la vedo bene in volata, una volata ottima oggi. Sì, un grazie a tutte le mie compagne, senza di loro non avrei fatto niente oggi. Le adoro, non posso dire altro, hanno fatto un treno imperiale. Poi siamo uscite io e Elisabetta e anche lei è arrivata nelle 5 sembra, quindi sono contenta. A chi dedichi questa vittoria? A mio padre, all'allenatore, alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sono stati vicini anche in questi anni di sfortuna, di sacrifici e finalmente dopo l'ultima vittoria di 3 anni fa è arrivata anche questa, non me l'aspettavo. Boh, basta, brava, brava, brava. Modi diversi per fare turismo, ma comunque modi che comunque sono antichi come esattamente antica la bicicletta, sono anche nel Sud Tirol e non soltanto nell'Austria, dove la bicicletta, pensate un po', è diventata il fulcro, l'ispirazione della, così, della ristorazione, dei gruppi alberghieri, insomma del ricevimento. Ecco, dico questo Elenia perché abbiamo parlato con Andreas Falkensteiner che è un colosso della spa e pensano lo mettono quasi al primo posto oltre alla spa che chiaramente può essere dedicata alle famiglie e anche agli atleti, ma mettono al primo posto la bicicletta gratuitamente per gli ospiti che possono andare a fare un po' di passeggiate nelle montagne e nelle campagne e in qualche maniera valorizzano quello che è un background importante e noi dobbiamo non stupirci, dobbiamo soltanto dire lo sappiamo, dobbiamo insistere. Infatti il turismo sportivo non solo agonistico è un turismo che sta crescendo anno dopo anno ed è giusto che alcune strutture puntino su questo perché è lo sport, la bicicletta è uno sport per tutti, per tutta la famiglia, si può andare veramente a scoprire anche dei luoghi che normalmente in macchina non ci si arriva, quindi assolutamente speriamo che sempre più anche in Italia copino un turismo ecosostenibile e portato alla bicicletta. Ascoltate bene questo servizio, su Tirolo non è mica tanto lontano, ma lì i treni tutti quanti hanno degli scompartimenti che in pratica mettono a dimora le biciclette di coloro che vogliono andare a passeggiare e quindi sarebbe una filiera importante anche per l'Italia. Quando ho capito che dovevamo venire nella sua prima casa, mi è venuta una strana sensazione ed è stata quella di andare in casa a trovare un parente, un cugino, uno zio, una cosa completamente diversa dalle altre volte quando vai in un albergo. Questo è un segreto che ha. No, un segreto no, ma il nostro slogan è Welcome Home, vuol dire essere a casa, venire a casa e questo qua lo vorremmo trasportare anche ai nostri clienti, amici che quando arrivano qua da noi in casa si sentono come a casa sua. Noi stiamo vedendo anche dalle immagini quello che accade, mi piace un po' ricordare la metafora, anche la bella storia che i suoi genitori hanno iniziato veramente in maniera artigianale al massimo con questo capostazione che faceva fermare questo treno un qualche minuto in più per poter permettere a queste persone di poter lavorare. Sì, questi erano i primi passi, ma erano i passi più importanti per nostra famiglia e adesso per tutta l'impresa che abbiamo, perché lui è uno che ci ha aiutato tanto e con tanti altri, devo dire. Ci siamo messi d'accordo, i nostri genitori, noi siamo stati ancora piccolini, ma dopo pian piano siamo sviluppati un po' in questa maniera, diciamo così. Avete oramai un'estensione importante, possiamo pur dirlo. Come fa anche nei suoi pensieri? Pensare qua dove la casa di nascita è questa e quando uno va a un altro Carinzia, a un altro hotel,
a un altro vostro hotel, non trova la figura di Andreas. Se l'è mai posta questa domanda? È una mancanza per chi viene oppure lei sa ottemperare a questo? No, ma io penso che il nostro vantaggio, se posso dire così, che noi questo sentimento lo trasportiamo tramite i nostri collaboratori, perché noi non possiamo essere dappertutto, è impossibile, ma tramite loro noi vorremmo trasportare questa accoglienza, così che si trovano come a casa nostra. Un altro brand importante, ne abbiamo parlato anche prima nella prima intervista, nella seconda intervista, è quella che voi dedicate molto all'ecocompatibilità, allo spostamento. Sì, in questo caso c'è la montagna, ci può essere lo sci, ma la bicicletta la tenete sempre come primo ordine. Abbiamo visto anche sul parcheggio una cinquantina di biciclette da poter dare in usufrutto gratuitamente a chi viene nei vostri alberghi. Pare una sciocchezza, ma non è proprio così, perché in altri alberghi non succede. Ma io penso che prima delle macchine c'era la bicicletta, e noi vorremmo dire, quando venite da noi, vorremmo essere anche un po' per la natura e così avanti, o qua in montagna, ma anche sul mare. La bicicletta è una cosa sempre molto molto importante, perché si fa qualcosa e non si mette in macchina, ma quasi è pedalando con la bici. C'è tanto tempo per pensare, per vivere qualcosa. Noi la ringraziamo, le facciamo gli auguri per questo 60° anniversario. No, noi ringraziamo a voi che siete venuti qua da noi per festeggiare insieme con noi questo evento, e siamo lieti di avervi qua, e grazie a voi ancora. Bene, dopo queste piccole perle di saggezza vogliamo anche contare che adesso il prossimo servizio sarà un po' vintage. Abbiamo detto già nelle serate, nelle trasmissioni scorse, che Vinitaly ha ospitato il De Marchi, che sarà uno show tremendo. Anche questa è una piccola nicchia che potrà portare grandi cose all'intero panorama, anche con delle possibilità degli artigiani di creare eccellenza, e quelli che sono veramente eccellenti possono primeggiare. Assolutamente, una fiera importantissima come quella del Vinitaly ha dato spazio anche a questo ciclismo vintage, a queste adunate, a questi mega eventi che si andranno a creare nel proseguo della stagione, e quindi noi c'eravamo. In mezzo ai vini per parlare di ciclismo, siamo al Vinitaly a Verona, un contesto molto particolare per presentare un evento molto particolare, la ciclostorica Emilio De Marchi Cicli Bottecchia, in programma il prossimo 10 settembre. Quest'anno è il primo anno che organizziamo la Emilio De Marchi insieme a Bottecchia. A Bottecchia perché storicamente c'è stata una grande amicizia tra i due fondatori delle due aziende, quindi Emilio De Marchi e Ottavio Bottecchia si conoscevano, erano grandi amici e hanno cominciato negli anni 20 a riparare biciclette e a diventare amici. Ecco, Emilio De Marchi è praticamente l'azienda pioniere in Italia dell'abbigliamento ciclistico, pioniere perché è stata la prima a fare un abbigliamento dedicato al ciclismo. L'appuntamento è per il 10 di settembre a Lovadina di Spresiano, in un posto molto bello, un resort meraviglioso, dove sono invitati tutti gli appassionati ciclisti. Ci saranno due percorsi, uno di 50 e uno di 100 km, che toccheranno la zona del Prosecco e la zona dove i posti più significativi della prima guerra mondiale, con sosta in una cantina del Prosecco, la Val d'Oca, dove ci si potrà ristorare. Il 9 lì, sempre a Lovadina di Spresiano, ecco, lì alle Badie ci sarà una cena a cui parteciperanno i grossi campioni, con tutti i grandi campioni del ciclismo. Ma dove vai, belletti?
corsa in bicicletta. Altro che bici al carbonio o altre meraviglie, questa è una bicicletta d'epoca con una ciclista d'epoca, Alessandra Vanin. Ecco, Alessandra, cosa dobbiamo la sua presenza oggi qua? Oggi siamo qui al Vinitaly per presentare una manifestazione che è la De Marche e la Bottecchia, che appunto lo faremo qui a Spresiano, che c'è una manifestazione storica. E praticamente io sono molto affezionata a questa azienda perché rievoca proprio il passato con le maglie originali in lana come una volta. I percorsi sono storici proprio come i ciclisti con le strade bianche, lo sterrato, cose del genere. Infatti io ho diversi anni che la faccio e io lotto tutto l'anno, sono sponsorizzata dai marchi. Anche l'anno scorso tutta l'Italia ho fatto con la maglia EDM, con il suo logo, e pedalo solo con questa bici, è una bici anni 20, una Stuck italiana, pesa 15 kg, è un giro ruota, ma la forza la stiamo in noi stessi, non è un cambio, non c'è cambio, ma c'è solo la volontà. La volontà e la passione, che è quella che ci porta a fare tutte le salite possibili, sotto la pioggia, col vento, col sole, 40 gradi, ma con la lana, come facevano all'epoca. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno la per là. Al Vinitaly c'è anche Fernando Mosole, componente della famiglia Mosole, che organizza una tre giorni particolare, si chiama Love a Bike, all'interno della quale è anche inserita la ciclostorica Emilio De Marchi Cicli Bottecchia. Allora, Fernando Mosole, tre giorni impegnativi, di cosa si tratta? Tre giorni impegnativi perché si tratta di puro sport, ciclismo, nel nostro contesto il lago Le Bandie, dove c'è questo ripristino di un'ex cava che è stata negli anni ripristinata, è stata fatta un gemellaggio, diciamo, tra lo sport e il turismo. Viene fatta questa manifestazione che dura tre giorni, partendo il venerdì sera, che ci sarà una gara a scatto fisso dove parteciperanno dei campioni che vengono da un po' tutto il giro del ciclismo. E poi ci sarà il sabato una manifestazione sui giovanissimi, una gara di giovanissimi e tutto, e poi alla sera ci sarà un convegno con gli sportivi conosciuti nel ciclismo da Silvio Martinello e tutto, che insegneranno alla nutrizione dello sport, di come si svolge la pratica nutrizionale per fare attività sportiva. E poi la domenica ci sarà, poi la sera del sabato ci sarà la cena nel nostro ristorante Le Bandie, dove ci saranno tutti questi campioni. Invece la domenica ci sarà questa cicloturistica di Bottecchia e De Marchi, una cosa sentita molto, dove ci sarà anche un museo delle biciclette e tutto. Si farà questa corsa di 100 km e 50 km, aperta a tutti, e poi ci sarà una piccola pedalata per qualsiasi bicicletta di 10 km per finire la giornata e tutto. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? La vostra cantina protagonista di questa manifestazione nel segno di vino territorio. Sì, assolutamente, quest'anno è un'opportunità che ci viene data di accogliere i protagonisti di questa gara, di questa manifestazione, e noi siamo ben lieti di ospitarli nella nostra azienda, che è Valdobbiadene. È un'azienda storica, 65 anni quest'anno, è sorta dopo la guerra con poche persone, oggi annovera 600 produttori, 950 ettari, soprattutto nella zona più bella del Valdobbiadene, Prosecco DOCG, che è quella che ci permette di far conoscere le qualità italiane e la bontà dei nostri vini, soprattutto all'estero. Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento? Presidente, il cicloturismo del Veneto, quanto è importante secondo lei? Ma è tantissimo, pensate che comunque noi siamo la regione più ciclistica d'Italia, non si fa il giro se non passa per il Veneto, lo dobbiamo ai tanti professionisti, sì, ma anche ai tanti volontari che fanno crescere dei vivai di ragazzini, di ragazzi che poi si fanno conoscere a livello internazionale. Per noi è un gran fatturato, diciamolo fino in fondo, no? Perché il cicloturismo rientra nel comparto del turismo, che è la prima industria in Veneto, 17 miliardi di fatturato. Il turismo d'epoca, come in questo caso? Beh, è una nuova nicchia, eh? Una nuova nicchia. C'è qualcuno che si diverte a fare le rievocazioni di battaglie storiche, io dico ben venga anche questa rievocazione con bici d'epoca, ricordiamo biciclette d'epoca, e corridori un po' meno d'epoca. D'amore ti parlerò, ma...
ma dove vai? Belletta in bicicletta, non aver fretta, resta un po'. Scatta dunque il conto alla rovescia per la ciclostorica Emilio De Marchi Cicli Bottecchia e, visto che siamo al Vinitaly, non ci resta che brindarci su. Rientrati in questa sorta di studio immobile. Beh, insomma, adesso siamo con l'ultima gara qui di Schiavonia ad Este. Il mio striscione di dietro, vedete, è in pratica il Memorial Diego e Stefano Trovò. E insomma, abbiamo trovato un'accoglienza strepitosa. E l'ultima gara è dedicata un po' alla famiglia che piange i propri cari, ma in qualche maniera il ciclismo riesce a ricordarli. E quando lo vogliono i genitori o i familiari stretti, noi ci stiamo. Certo che i Memorial, sai che a me stanno stretti, quelli degli estranei, ma quelli che delle famiglie no. Quelli li accetto più che volentieri. E questa è la gara delle gare. Donne open con qualche junior, ma certo che, ragazzi, gli uomini sono meno cattivi delle donne. Media alta, gara veramente combattuta, più di 200 atlete, perché il limite poi chiude a 200, insomma, gara bella da vedere, bella da commentare. Ma qua arrivano poi dopo le medaglie, Rachele Barbieri, abbiamo visto la Pattaro. Assolutamente, aspettiamo anche poi prossimamente, avremo una puntata anche dedicata alle medaglie di Hong Kong e insomma andiamo con questa ultima gara qui da Schiavonia d'Este con una scusa a Sara Girardi e Alessia Dalmagro, perché le ho trovate qui dopo tanti mesi, Nicola. Loro si aspettavano che io le invitassi a venire con me al mondiale di ciclocross, chiedo scusa ma non è che mi ero dimenticata, è che pensavo che non venissero quest'anno. No, non è che si dimentica, è proprio cattiva. Via la clip. Immagini che concludono la giornata sportiva di grande ciclismo a Schiavonia d'Este con il nono Memorial Diego e Stefano Trovò. Ricordiamo gli organizzatori, chiaramente, la Ivo Mosola e Gabriele Sella. 200 le partenti. Ragazzi, qua sono numeri da paura che confortano non soltanto gli organizzatori, ma dovrebbero confortare tutto l'impianto del ciclismo, della federazione ciclistica. Qua ci sono le donne che danno un grosso contributo al medagliere non soltanto su strada ma anche al medagliere su pista. Abbiamo visto a Hong Kong quanto ci abbiano fatto brillare gli occhi queste ragazze e quindi ispiratrici. Intanto nella giornata che stiamo raccontando si sta staccando un terzetto composto da Carbonari Anastasia del Porto Sant'Elpidio, questa è una società che arriva da fuori regione, insieme ad Asia Paladin, Top Girl, Fassa Bortolo e poi mi pare di aver intravisto anche Carmela Cipriani, Conceria, Zabri Fanini. Ricordiamo Fanini, presente anche qui a Schiavonia d'Este, anche lui organizza una gara a memoria della sua figliola. Quindi tutte le componenti del ciclismo sono queste, sono solidarietà e vicinanza e soprattutto voglia di partecipare e stare insieme. Questo terzetto pare andare d'accordo, circa 30 secondi li dividono dal gruppo che sta veramente andando alla grande. Abbiamo visto anche una Cauz molto molto pimpante lì davanti che sta cercando di tirare e di trainare il treno. Belle queste immagini, ma davanti ci sono tutte le migliori, abbiamo visto anche la Zanardi, la Carbonari, abbiamo detto la Carbonari è già in fuga, ma Zanardi, Bariani, Musa, Dalton, insomma tutte le migliori sono lì che stanno cercando di tenere sotto controllo le tre fuggitive e le vediamo con quale cura riescono ad andare avanti. Una ottima Asia Paladin, ricordiamo anche lei, benedice le ruote grasse d'inverno, insomma a dirla tutta sono già un paio d'anni che non la vediamo più, sarebbe bella però di nuovo ritrovarla nelle strade che disegna Giacomo Salvador. Ancora vediamo il gruppo che cerca di riallinearsi, di congiungersi al terzetto fuggitivo, gruppo abbastanza allungato, vuol dire che stanno menando di brutto. Ancora la con il dorsale 110, l'abbiamo vista appena adesso, si tratta proprio di Musa Gloria e di Musa Alessandra insieme a Musa Gloria che è la sorella della Valle Seriana. Con il 140 ancora che è la Tomasi Laura del team Willier
Breganze. Abbiamo detto come le squadre professionistiche come la Stana, la Willier, insomma, strizzano l'occhio e danno un contributo sostanzioso per poter far sì che anche le donne possano gareggiare. Ricordiamo che forse ce ne siamo accorti, noi lo diciamo da più di 20 anni, che le donne offrono un brand di loro molto molto alto, riescono ad affascinare molto il pubblico e riescono soprattutto a portare le medaglie, e quindi quando portano le medaglie vuol dire milioni di telespettatori, ma milioni di appassionati che seguono queste discipline, che siano essi su pista o ciclocross o in questo caso su strada, e riescono comunque ad affascinare tutto l'impianto. Quindi un ritorno per le aziende importante, e bene fanno a strizzare l'occhio. Vediamo, il gruppo è molto allungato, vuol dire che le medie sono veramente alte, infatti stiamo viaggiando intorno ai 40 a chilometri all'ora, ma non fatevi ingannare, non è poca cosa, perché queste sono strade strettissime, strade ricche di curve e quindi anche di trabocchetti, quindi va da sé che tutto il gruppo deve stare anche molto attento. Una media altissima, come d'altronde Schiavonia d'Este ci ha sempre abituato. È vero, non ci sono asperità, è vero, qua non è che può arrivare forse la fuga e arrivare in un gruppetto da 2 o 3, a meno che non si mettano d'accordo dalle prime battute di trenare. Qua è l'arrivo in volata, vedremo un ventaglio di atlete che ci faranno emozionare. Intanto abbiamo visto anche come, parlando tra di loro, commentano, abbiamo visto la Franchini Elena della Arom Italia, Vaiano, e poi vediamo anche Gianni Del Santo in moto, auguri a lui che dovrà vedersela con queste ragazze, ma anche la loro correttezza in gara è veramente sublime, sanno come farsi riprendere, questo è molto importante, perché il ciclismo ha bisogno di visibilità e ha bisogno anche di collaborare con gli operatori tutti. Un giro alla conclusione di questa meravigliosa giornata di sport e di ciclismo in rosa ad Este, ricordiamo gara nazionale, tra poco va a chiudere i giochi e quindi vedremo se il gruppo sarà compatto come in questo momento lo vediamo, quindi riassorbita la caccia delle tre stelle di giornata, vale a dire Cipriani, Carmela e la Carbonari Anastasia e Asia Paladin. Vediamo, sono tutte in gruppo, la media a questo punto stiamo toccando i 43-44 km all'ora e quindi in crescita, e quindi da qui a poco potremo gioire della vincitrice. Chi sarà? Ricordiamo, sono due categorie open, ma ci sono anche le under 23, le under e le under 23 e le elite. Ricordiamo anche Letizia Paternoster, oltretutto campionessa italiana, ma ci ha fatto brillare anche gli occhi su pista nelle Olimpiadi e nei mondiali, e quindi voglio dire, qua ci sono veramente tutte, qua c'è posta per te. L'Alessia Dalmagro, che vanno i nostri auguri, si lamenta un po' perché la Ilenia non l'ha invitata a Bielis ed ha ragione, quindi noi abbiamo portato la missiva e adesso qua folto pubblico che accoglie la grande volata in ranghi, a ranghi compatti di questa giornata, ed è proprio Martina Alzini della Lecce Pollini che regola Letizia Paternoster, ma tutte e due e ambedue sono vincitrici, perché una per quanto riguarda gli junior e l'Alzini proprio per quanto riguarda le open, che in pratica regolano Balducci Michela, Scarsi Gloria, Cipriani Carmella, Chiara Consonni, Zanetti Emanuela, Pavin Michela, Carbonari Anastasia, chiude la top 10 Magnetto, Allietta Daniela. Quindi questa è la bomba finale con i coriandoli e con tutte quante le interviste che tra poco vi faremo ascoltare. Da Schiavonia è proprio tutto, a voi la linea. Martina, poche compagne di squadra perché insomma siete in più fronti anche all'estero, però nonostante tutto il tuo spunto veloce oggi ti ha premiato. Sì, volevo salutare innanzitutto la mia squadra, come hai detto tu, poche compagne, sia perché il regolamento open è cambiato che perché sono impegnate nelle gare del nord, e niente, a me è toccato questa gara che comunque è piatta, quindi diciamo che si addice abbastanza alle mie caratteristiche. Ho fatto il possibile, devo essere sincero, ho sfruttato un po' il lavoro altrui, ma credo che nelle mie condizioni cioè, faceva chiunque così. Letizia, ottimo sprint, ti vale il secondo posto assoluto, ma vittoria tra le junior, insomma queste gare open servono tantissimo per far ritmo, le grandi insomma vanno forte, anche oggi più di 40 di media. Sì, sicuramente una gara tirata fino all'inizio è stata, e sono contentissima di questo mio risultato.
peccato per la mia compagna di squadra che oggi ero contenta se riusciva a vincere lei, però ho avuto un guasto alla bici, adesso devo andare a vederla. Comunque è stato un risultato di squadra, siamo state unite e abbiamo lavorato tutte per un unico obiettivo e siamo contentissime di esserci riscattate dopo 4 gare dalla prima fino adesso piene di sfortuna. Un piccolo centro che ha fatto una grande manifestazione, per cui il ciclismo è uno sport che si è adatta veramente ai piccoli centri, alle zone rurali, eccetera. E poi qui c'è la passione, c'è la storia, c'è la dedizione, per cui oltre che una giornata di sport è stata una bella giornata di amicizia, di incontro fra persone, tanto pubblico, un bel spettacolo. Schiavonia risponde sempre molto molto bene a questo evento, penso che Severino Massaro dal sopra insomma è stato contento. Sicuramente da sopra ci sta guardando, farà le sue critiche, che giustamente qualcosa che non c'è, che non va, c'è sempre. È impegnativo perché i tempi sono ridotti a, come hai visto stamattina, arrivi, sei già pronto a partire con le altre, sai, tutto un po' così. Gestire, oggi c'erano 501 iscritta, saranno partite grosso modo circa 450 ragazze, quindi non è facile, dai, è andata bene, meglio dell'anno scorso. L'anno scorso per noi è stato il primo anno, perché appunto prima c'era Severino, l'anno scorso l'abbiamo fatta noi, sai, arrivi per la prima volta. Quindi quest'anno abbiamo cercato di migliorare quelle cose che andavano migliorate. C'è ancora qualcosina da migliorare, il prossimo anno vedremo, il prossimo anno è il decimo, cercheremo di fare il botto col decimo, non lo voglio che ti dica. E siccome oramai siamo proprio lì con la finale di Juventus-Barcellona, tanti sportivi saranno lì attaccati, io sono interista, ma tifo Italia, forza Juve, soprattutto questo calcio non mi piace più tanto, è diventato una specie e una sorta di isola dei famosi, come dice il mio amico Flavio, non mi piace proprio più e vorrei di nuovo reinnamorarmi di questo sport che merita tanto e che comunque porta a sé tanti giovani e quindi con grandi possibilità di poter riempire i vuoti. Detto questo, Giro d'Italia Amatori, la presentazione, Ilenia, guarda, io mi assumo la responsabilità, Giro d'Italia Amatori, fate gli amatori e non fate gli stupidi, perché l'abbiamo già detto e lo dirò tutte le volte che noi commentiamo delle gare per dilettanti, anzi per amatori. Non succede nulla anche se arrivate a secondi o terzi o se vincete pulite, siete dei modelli e cercate di comportarvi come tali. Sì, anche perché se no siamo costretti più avanti andiamo a parlare del paesaggio, a parlare di tutto quello che dovrebbe offrire uno spettacolo, un evento di questo tipo e a lasciare stare le classifiche. Giochiamo pulito. Insieme agli amatori per il ciclismo giovanile. Torna il Giro d'Italia Amatori, la manifestazione che permette di conoscere da vicino i paesaggi del bel paese. La formula itinerante in giro per ciascuna regione d'Italia permette ai tanti cicloamatori di pedalare in una regione specifica e di entrare a contatto con gli scenari più belli del nostro paese. Dopo Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Campania, è la volta della Calabria ad ospitare il Giro d'Italia Amatori nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno 2017, con Tortora che sarà il cuore pulsante della sesta edizione. Tortora è il primo comune della Calabria che si affaccia sul Mar Tirreno al confine con la Basilicata. Il suo territorio, prevalentemente collinare, è incluso in gran parte nel Parco Nazionale del Pollino ed è diviso in 3 realtà antropiche, il centro storico, le frazioni montane e la marina. Tra le sue attrazioni, il celebre Museo di Blanda, il parco archeologico con il foro realizzato intorno alla metà del primo secolo e la marina, con un lungomare di circa 3 km con numerosi stabilimenti balneari e la piazza Stella Maris.
Molto rinomata è poi la gastronomia. La cucina tortorese si basa infatti su piatti semplici ma gustosi, tipici di una popolazione di origine contadina legata alla terra e alle sue tradizioni. Grazie alle sinergie con l'amministrazione comunale di Tortora e il comitato di tappa presieduto da Domenico Barone, il Giro d'Italia Amatori costituisce un piacevole momento di aggregazione e di promozione del territorio di Tortora, dove poter coniugare alla perfezione il lato sportivo con la vacanza, anche grazie alla collocazione temporale della manifestazione che coincide con il ponte della Festa della Repubblica. Apertura venerdì 2 giugno con un circuito di 14 km da ripetere 6 volte, leggermente ondulato, con il traguardo fissato a Tortora Marina dopo 84 km di corsa. Una tappa apparentemente semplice, ma che potrebbe riservare delle sorprese con qualcuno che cercherà la fuga da lontano per conquistare la prima maglia rosa del Giro 2017. Si prosegue sabato 3 giugno con una cronometro di 11 km sul lungomare di Tortora Marina. Si tratta di una suggestiva sfida contro il tempo in riva al mare, che sarà importante per determinare la classifica finale del giro. In questa occasione sarà coinvolto anche il comune di Praia a Mare, sede nel 2016 di un arrivo di tappa del Giro d'Italia Professionisti, con la vittoria di Diego Ulissi. Gran finale domenica 4 giugno con partenza da Tortora Marina ed arrivo dopo 86 km a Tortora Paese. L'ultima frazione presenta alcune difficoltà altimetriche di modesta entità negli ultimi 20 km e il finale in ascesa di 5 km prima del traguardo e della festa finale con la sfilata dei protagonisti di questa edizione del Giro d'Italia Amatori. Nelle edizioni passate, all'atere della gara a tappe per amatori, è stata sempre organizzata una manifestazione a carattere giovanile, a dimostrazione dell'importante missione degli organizzatori. Quest'anno è stata scelta Montesano sulla Marcellana, in Campania, pronta ad accogliere i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni, nella manifestazione a loro dedicata domenica 28 maggio a cura della SD Marco Pantani. Testimonial dell'evento, come sempre, Gilberto Simoni, due volte re del Giro d'Italia Professionisti nel 2001 e nel 2003, che risponde sempre molto volentieri all'invito degli organizzatori e che non farà mancare la sua gratitissima presenza per dare ancora più slancio al binomio tra ciclismo amatoriale e ciclismo giovanile. Appuntamento dunque a Tortora dal 2 al 4 giugno per un'altra grande edizione del Giro d'Italia Amatori. Bene amici di Sportivi, siamo in chiusura, veramente il tempo vola, tanti servizi. Ci stanno buttando giù il palco, quindi se vogliamo... Ciao, scusa Nicola, ciao i miei fans che mi salutano. Tu in diretta, così, perché tu c'hai i fans e a me non mi caga nessuno, non è mica giornata. Sono a Porto Sant'Elpidio, quindi hanno fatto un bel po' di strada. E beh, c'erano anche squadre da Pisa ragazzi qua. Assolutamente tutta Italia, quindi veramente un bel lotto di partenti. Posso salutare anch'io, ciao! Mi caga. Non ti guarda nessuno. Vabbè, oh, ragazzi, a settimana prossima qua abbiamo capito che io non posso farci niente con una vedetta del genere. A settimana prossima. Beh, insomma, qua Schiavonia d'Este. Meraviglioso.